Per Fratelli d'Italia, insomma, una vittoria. Per Fratelli d'Italia sicuramente alle regionali il dato è stato meraviglioso, il nostro lavoro è stato ripagato, certamente a livello comunale la presenza delle liste civiche ci farà scendere di percentuale, ma è chiaro, era previsto e normale in questi casi, perché nelle elezioni comunali le liste civiche pescano quelli che sono l'elettorato dei partiti, a volte l'attivismo o comunque in particolare come la lista del sindaco attrae voti, però il dato regionale ci dice Fratelli d'Italia quasi al 21% nella città di Arezzo e una media del 16% rotti in provincia, con doppia cifra anche in vallate di, diciamo, storicamente difficili come il Valdarno. Meloni batte Salvini. Io non lo so se sia una sconfitta, o perché ormai il dato è sempre molto fluido, molto legato al momento storico e alla situazione. Certamente noi siamo in crescita, quello che io mi auguro è che questa crescita sia una crescita che poi diventa stabile, perché a differenza forse della Lega, noi abbiamo, come Fratelli d'Italia, abbiamo la tendenza a creare una struttura, o meglio, la struttura l'avevamo, ci mancavano ancora i voti. E adesso abbiamo struttura e abbiamo voti, quindi dobbiamo continuare a coltivare la nostra struttura, i nostri circoli, la nostra presenza capillare sul territorio. Questo ci porterà a mantenere chiaramente un voto con una percentuale stabile, oltre a crescere. Chiaro, è importante mantenere un atteggiamento e una linea politica coerente. Oggi è la coerenza che la cittadinanza vuole in un messaggio politico. Mai buttarsi di qua e di là, mai fare il pendolo, mai essere ambigui, essere pronti anche a perdere pur di mantenere la coerenza del messaggio politico e le promesse fatte. Ecco, si va verso il ballottaggio. Che ballottaggio sarà per voi? Che tipo di apporto darete, insomma, queste ultime due settimane di campagna elettorale? Beh, chiaramente noi chiederemo a tutti quelli che hanno votato Fratelli d'Italia, che magari nel secondo turno hanno comunque votato le liste civiche, chiaramente di tornare a votare, perché cioè, se hanno votato le liste civiche comunque a sostegno di Ghinelli, se hanno votato noi, se probabilmente un po' di voto è andato perso a qualcuno che ha cercato di fare un'operazione, diciamo così, comunque sempre riferibile alla destra, chiederemo a quell'elettorato di tornare a votare e votare il sindaco Ghinelli, un sindaco di centrodestra, perché non avrebbe veramente senso. Io posso capire che qualcuno a un certo punto decida di fare un'operazione per motivi politici, giusti e sbagliati che siano, ma rapportato, riferibile al centrodestra, bene, ok, finito, è finito, hai finito, hai dimostrato che puoi prendere una percentuale, però ricordati che questa città con il centrodestra è viva, con il centrosinistra ridiventa un borgo in cui le luci alle 7:30 non si accendono neanche, in cui i posti e il centro storico si spopola, perché ve lo ricordo com'era prima del 2015.